L'industria dei videogame è piena di personaggi sopra le righe, estro e creatività vanno di pari passo con originalità, ma ce n'è uno che li batte tutti, ovvero Yoshinori Ono, il papà di Street Fighter 4 e del nuovo Street Fighter Cross Tekken. Ono-san sembra uscito da un manga e ad ogni intervista si presenta così, in kimono e con in mano l'inseparabile pupazzetto di Blanca, ma quando si parla dei suoi giochi non scherza e sui picchiaduro lui è una vera autorità. L'abbiamo intervistato in occasione di una sua recente visita in Italia per parlare proprio di Street Fighter Cross Tekken, ma anche del progetto parallelo Tekken Cross Street Fighter, portato avanti dall'amico e rivale Arada-san. Ecco, questo è quanto ci ha detto a riguardo. Ascoltate. Per raggiungere un nuovo livello in questo genere di giochi è necessario fondere elementi vecchi e nuovi. La community di fan che si è creata intorno a Street Fighter è enorme ed ora con Street Fighter Cross Tekken potrà crescere ancora e trarre vantaggio dalle nuove caratteristiche online. Non è stato facile unire nello stesso gioco i personaggi storici delle due serie, Street Fighter e Tekken, e far sì che combattessero ad armi pari. L'essenza degli stili di combattimento è la stessa, ma l'ambiente di gioco è del tutto nuovo e qualche veterano di Tekken potrebbe sentirsi un po' a disagio all'inizio nel controllare il proprio avatar storico. Per gli amanti di Street Fighter il passaggio dovrebbe essere più semplice, visto che Street Fighter Cross Tekken è sviluppato sulla base del motore di Street Fighter 4, ma con un bel po' di novità per mantenere alto l'entusiasmo. Novità che siamo certi renderanno il gioco appetibile per entrambi gli schieramenti. Tekken rappresenta molto per Namco Bandai e sono rimasto sorpreso dalla libertà che ci hanno lasciato nell'utilizzare il loro franchise. In ogni fase dello sviluppo del gioco non ci sono mai stati contrasti, ma solo consigli, e si è trattato davvero di un'ottima collaborazione. Tutte le funzionalità online viste in Street Fighter 4 ritornano anche in questo capitolo. Diciamo che le abbiamo usate come base su cui sviluppare un nuovo netcode. La connettività social sarà centrale a questo titolo. Anche il single player, con la modalità di training, per esempio, potrà essere affrontato con i vostri amici online, nell'intento di rendere la community ancora più grande e unita. Gli utenti PlayStation potranno poi contare su alcuni personaggi esclusivi, tra cui Cole McGrath, protagonista di Infamous, e i gatti mascotte di Sony, ovvero Toro e Kuro. Non abbiamo raggiunto un accordo simile con Microsoft per gli utenti Xbox 360, ma pensiamo di supportare il gioco il più a lungo possibile, con patch per bilanciare i personaggi se necessario, e non mancheranno i contenuti scaricabili su entrambe le piattaforme. La versione PC sarà un porting fedele delle versioni per console e non offrirà contenuti particolari rispetto a queste. Gli utenti PS Vita invece dovranno aspettare un po' di più, ma stiamo lavorando per rendere questa versione assolutamente speciale, tanto che un giocatore su PS3 potrebbe essere tentato di avere il gioco anche sulla nuova console portatile. Per quanto riguarda il mio amico Arada-san, ci mette così tanto tempo a sviluppare il suo Tekken Cross Street Fighter che non ho la minima idea del punto a cui si trovi. Quando gli ho chiesto notizie, mi ha risposto che aveva appena finito di fare la punta alle matite e la volta dopo stava stendendo un progetto. Credo che non abbia ancora scritto una riga del documento di sviluppo, non saprei proprio dire quanto ci metterà a finirlo. Spero ovviamente che il mio gioco sia migliore del suo, che però per quanto ne so potrebbe uscire nel 2018. Capcom Japan の小野です。Street Fighter Cross Tekken やっとですね、ヨーロッパの皆さんに3月9日に、触ってもらえるようになりました。ゲームタイムズをご覧の皆さんもですね、ぜひプレイしていただきたいなと思ってます。本当ならもうちょっと暖かくなった頃にですね、ポルチーニを僕は食べに来たかったんですけど、また今年もですね、まだ寒い時期に来たので、美味しいポルチーニだけを食べれてません。またちょっと暖かくなった頃に、イタリアに呼んでいただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。